Buongiorno, ho avuto la mia settoplastica e turbinoplastica 1 febbraio 2017, procedura di day hospital, anestesia totale, niente dolore al momento, uscito dalla sala operatoria, già sarei potuto andare a casa, sono stato trattenuto fino alle 18. Niente di particolare. Ecco, il ghiacciolo era molto appropriato, infatti il chirurgo ci è venuto a trovare e il ghiacciolo ce l'ha consigliato, era molto appropriato. Tornato a casa, era un mercoledì. Al venerdì mattina sono tornato in ospedale per togliere i tamponi. Diciamo il giovedì, secondo giorno, avevo molta lacrimazione, starnuti, però nessun dolore, niente. Ecco, l'unico fastidio, molta lacrimazione agli occhi, molti starnuti e liquidi interni al naso, era muco, non lo so. Comunque il venerdì, era 3 febbraio 2017, ho tolto i tamponi e devo dire che non ho avuto nessun fastidio, nessun dolore e procedevo a fare, ho iniziato subito a fare i lavaggi con questa bottiglia, adesso vi faccio vedere. Ecco, con questa bottiglia ho iniziato a fare i lavaggi, acqua minerale, non oligo minerale, minerale, bollita, un attimino, diciamo un cucchiaino di 50% di sale, cloruro di sodio e bicarbonato di sodio. E logicamente fatta a 30 gradi, lasciata intiepidire o mischiata con altra acqua minerale di bottiglia, per cui batteriologicamente non c'è niente, e si fanno benissimo i lavaggi, si preme sopra perché logicamente apre la pressione, si apre, veramente molto buono. È uscito i primi giorni materiale muco, sanguinolento, crostaceo, diciamo abbastanza bene. Dopo un 10-15 giorni sentivo, ecco qui, i punti praticamente, che ancora adesso, dopo 40 giorni, mi danno un po' fastidio, mi tirano i punti, insomma. Ho fatto due conseguenti visite post-operatorie col chirurgo, mi ha detto che andava tutto bene e bisogna aspettare del tempo anche per i punti che si assestino. Comunque la parte destra, che l'avevo completamente chiusa, adesso è completamente aperta. La sinistra era prima completamente aperta, prima dell'intervento, adesso è un po' più chiusa, non so, dovrà assestarsi. Comunque un intervento che non è stato assolutamente doloroso, lo consiglio a chi ha queste problematiche. E praticamente ecco, c'è il fastidio dopo un mese così del punto che tira, perché è stato praticamente, c'era pure da raddrizzare la cartilagine del setto nasale.